Ciao amici di Pronti a Tutto, questo è il secondo video della Bugging Out Series. Oggi andiamo avanti ad analizzare il piano con cui andiamo a fare Bugging Out, partendo dalla Bug Out Location. Allora, nel video precedente abbiamo analizzato quanto fosse importante analizzare prima di tutto il piano con cui andremo a fare Bugging Out e come fosse fondamentale avere una Bug Out Location. Verso la fine del video mi era anche scappato di dire almeno una. Oggi andiamo avanti a vedere come strutturare il piano rispetto alla possibilità di avere più di una Bug Out Location e quali saranno le caratteristiche di questo luogo. Allora, per prima cosa, una Bug Out Location o più di una Bug Out Location. Allora, ovviamente qua dipende da quelli che sono i nostri mezzi e le nostre possibilità. Se disponiamo, ad esempio, di una casa di villeggiatura o di una casa di qualche parente abbastanza distante da dove ci troviamo noi, piuttosto che altri posti in cui sappiamo di poter andare a cercare rifugio e riparo, ebbene prendere in considerazione tutti questi possibili, queste possibili destinazioni quando impostiamo il nostro piano per il bug-in. Dov'è il vantaggio di avere più posti? Ovviamente è abbastanza semplice il fatto di riuscire a diversificare un piano e quindi di avere la possibilità di indirizzarci verso destinazioni diverse, ci dà la possibilità di scegliere la destinazione più idonea rispetto al contesto in cui ci stiamo muovendo. Chiariamo un attimo. Se il motivo che ci spinge a fare bugging out è di origine naturale, un'alluvione, un terremoto o comunque qualche cosa di abbastanza circoscritto nella nostra zona, allora teoricamente una bug out location qualsiasi, purché sia abbastanza lontana da non essere affetta dagli stessi problemi che abbiamo in casa nostra, può andare bene. Diversamente, se ci sono problemi di natura differente che possono avere un'estensione geografica più ampia, allora è bene cercare di andare nella direzione opposta a cui arriva il problema. Quindi, banalizzando, se il problema viene da est, muoverci verso ovest. Ecco quindi che, anche qui semplificando, se avessimo una bug out location ad est e una ad ovest, abbiamo la possibilità di scegliere almeno in quale delle due direzioni andare. Ovviamente questo richiede di avere molte più risorse, richiede di avere un investimento molto più alto in quello che è il nostro piano B. Se avete la fortuna di avere queste possibilità direttamente voi o di potervi appoggiare a amici e parenti, prendete in considerazione anche questa ipotesi. La seconda cosa è analizzare quali sono le caratteristiche idonee per una bug out location e come andare a scegliere questo posto. Allora, la cosa fondamentale che abbiamo visto già a partire dal primo video è che il posto che andiamo a scegliere sia per quella circostanza più sicuro della casa che oramai a questo punto avremo abbandonato durante la nostra operazione di bugging out. Quindi innanzitutto le caratteristiche devono essere quelle di essere un riparo sicuro, dove poi possibilmente abbiamo alcune altre cose, ad esempio un deposito di scorte o di strumenti che possono venirci utili in quella situazione, magari anche dei soldi, dipende anche molto da qual è il contesto che stiamo analizzando. Quindi, ritornando all'esempio di prima, in caso di calamità naturali, nel momento in cui abbiamo una casa, dei vestiti, la possibilità di nutrirci e la possibilità di accendere anche direttamente i nostri risparmi semplicemente con un bancomat, anche qui una casa, una situazione in cui possiamo essere ospitati andrà benissimo. Diversamente, se pensiamo di analizzare situazioni un po' più complicate, magari anche un attimino un po' più estreme, tipo forti disordini sociali, diciamo anche addirittura una guerra, allora l'idea è che innanzitutto andiamo nella direzione opposta rispetto al fronte, ma poi in questa casa vogliamo avere anche la possibilità sicuramente di poterci nutrire in una situazione in cui magari non è così facile, quindi delle scorte fanno sicuramente comodo. Tutta una serie di altri strumenti che possono renderci la vita in quella situazione più facile possibile, e qui è praticamente impossibile fare una lista dettagliata perché
ogni evento, ogni situazione potrebbe essere sé, quindi richiede strumenti diversi, ma una cosa che potrebbe essere sicuramente d'aiuto è quella di avere un posto che ci dà la possibilità di effettuare un ulteriore bug in auto verso un'altra destinazione. Se ad esempio prendete in considerazione il caso del conflitto bellico, una casa di vacanza in montagna vicino a un confine con un altro paese potrebbe essere un'ottima soluzione per lasciare la vostra città, trovarvi in questo posto e quindi poi eventualmente da lì raccogliere un attimino le forze, capire cosa fare e capire se vi conviene rimanere lì o addirittura spostarvi ancora più in là. Bene, allora, chiariti questi altri due concetti fondamentali, ci fermiamo qui anche per questo video, ci vediamo al prossimo dove andiamo a analizzare un po' più da vicino cosa si fa una volta che abbiamo identificato una bug out location e scegliamo di trasferirci temporaneamente o permanentemente in questa località. Alla prossima!